Ranieri alla Roma? Ho parecchie cose da dire a riguardo, ma prima di iniziare, sigla! Io penso che la società debba essere il più sincero possibile, calerebbero anche i malumori. Se tu su quattro allenatori prendi Mister Mourinho, De Rossi e Ranieri, non stai cercando semplicemente un allenatore. Tu società stai cercando un allenatore che possa fare anche tanto lavoro sporco fuori dal campo di allenamento, dopo la partita. Questi tre allenatori non sono allenatori normali, comuni. Mister Mourinho è un allenatore che va in battaglia da solo, e subito dopo saranno i calciatori a seguirlo. Non ha bisogno di altre figure che lo proteggono. Su Mister De Rossi ci sarebbe da dire tanto. La primissima cosa è come sia possibile aver preso un allenatore ancora acerbo, che deve fare ancora esperienza. Ma il ragionamento è quello di prima. Non serviva solo un allenatore, serviva una figura che potesse ricoprire anche altri ruoli e compiti. E c'è da ringraziare il fatto che Francesco Totti non abbia preso il patentino per allenare, perché probabilmente sarebbe stato chiamato anche lui. E ora la chiamata per Mister Ranieri, un allenatore che non disputa partite internazionali dal 2016, quando ancora allenava il Leicester, un allenatore che nel 2023 era in Serie B, un allenatore che da anni ha come obiettivo quello di salvare la sua squadra. E sia chiaro, questo non è un parlare male di Mister Ranieri. Ho una stima enorme nei suoi confronti, e potrai ben notare come nella copertina dei miei social ci sia lui presente, insieme ad altre figure che per me sono sacre. La questione è che, si ritorna al discorso di prima, la società sta cercando figure che possano sopportare l'ambiente e, oltre a questo, che possano anche essere supportate dall'ambiente. Ma il calcio non è questo. Mister Mourinho, De Rossi e Ranieri potranno farlo per un periodo di tempo limitato. Poi si ricomincia da capo. Perché il calcio non è lasciare l'allenatore in balia di ciò che succede. Nel calcio servono società forti, presenti e competenti. E se il capo non può farlo, per più motivi, deve avere la necessità, il bisogno e l'accortezza di circondarsi di persone che possano fare tutto questo. Un esempio? L'ex presidente dell'Inter, Zhang, che assume subito Giuseppe Marotta. Il cambiamento dell'Inter è arrivato da lì. Da lì in poi è tutta una cascata, con allenatori e calciatori che possono vivere in un contesto positivo. Mister Spalletti e Mister Conte avrebbero faticato senza la figura dell'attuale presidente dell'Inter. Probabilmente calciatori e tifosi daranno l'anima per Mister Ranieri, più per lui che per la Roma. Ma questo non può bastare per il futuro. Dal punto di vista dell'allenatore, invece, si ritorna a quanto fatto quasi due anni fa. Quando il Cagliari si trovava in una brutta situazione, tra l'altro in Serie B, il presidente Giulini chiamò Mister Ranieri che fece un capolavoro. Sia in Serie B con la promozione e sia in Serie A con la salvezza. Lui ha agito con il cuore, per una squadra che gli ha dato tanto in carriera. E sicuramente agirà con il cuore anche questa volta, per la Roma. Mister Ranieri aveva detto di volersi ritirare dai club, ma non dalle nazionali, sperando in qualche chiamata, disse pure che non aspettava quella italiana. Non c'è stata una mancanza di rispetto verso il Cagliari, perché l'allenatore voleva effettivamente ritirarsi. Però vedere la Roma così, vedere quella chiamata, lo ha fatto desistere. Tu cosa pensi di tutto questo? Dimmi pure la tua nei commenti e grazie per la visione!